quest'anno abbiamo scelto una grande pagina musicale, il Requiem di Mozart. Ricordiamo che è stata l'ultima opera composta dal grande salisburghese. Questa sera protagonisti saranno l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, il Coro Lirico di Lecce e quattro grandi splendide voci che ascolterete tra un po'. Quest'anno abbiamo voluto premiare le eccellenze salentine e quindi il nome che ci è venuto in mente e che merita veramente tanta considerazione da parte nostra è il compositore leccese Ivan Fedele, quindi orgogliosi di premiarlo. Il premio si chiama Orfeo d'Oro. È sempre un'emozione quando si riceve un premio perché è un'occasione per fare il punto su quello che si è fatto, vuol dire che quello che si è fatto è stato apprezzato e quando è apprezzato da un'istituzione prestigiosa come il Conservatorio di Lecce, quindi una istituzione della tua città, è ancora più gradita. Un suggerimento ai giovani del Conservatorio Tito Schiva di Lecce. Certamente è necessaria una grande applicazione, ma è necessaria anche una grande passione, quindi l'invito è un invito generale ad aprirsi alle passioni. Oggi vedo molto meno passione e in quelli che si applicano e riescono bene vedo molta tecnica. Mi piacerebbe vedere più passione. Questa sera sarete voi il direttore d'orchestra dell'orchestra del Conservatorio Tito Schiva. Questa sera è un evento molto importante per l'istituzione del Conservatorio perché si inaugura ufficialmente l'anno accademico, quindi è l'inizio delle attività accademiche, delle attività didattiche, quindi è un evento importante sia sotto il profilo istituzionale che ovviamente didattico, perché i ragazzi iniziano l'anno cimentandosi con un grande capolavoro qual è appunto il Requiem di Mozart. Sono convinto che anche oggi daranno il meglio di loro. Ritorno a Lecce dopo alcuni anni di carriera in giro per il mondo. Ritorno sempre molto volentieri a Lecce perché Lecce è il luogo dove ho debuttato ormai alcuni anni fa. E in questo teatro è sempre piacevole tornare, poi con un cast di colleghi molto molto valido e un'orchestra e un coro veramente brillanti. Questa sera eseguiremo un'opera che è una pietra miliare nella storia della musica, una composizione sacra, il Requiem di Mozart, ed è un'opera particolare perché è l'ultima cosa che scrive Mozart prima di morire, anzi addirittura non è riuscito a vederne l'esecuzione perché è morto durante la stesura. La moglie poi chiamò altri musicisti che completassero l'opera e quindi ci troviamo di fronte a questo capolavoro adesso.